Il paradiso, puntate all'11.02, Marcello diventa socio circolo, pace tra Ezio e Umberto. Diverse novità avverranno nel corso delle nuove puntate del Paradiso delle Signore che i telespettatori avranno modo di vedere dal 6 all'11 febbraio in prima visione su Rai 1. Le trame della soap opera rivelano che Marcello Barbieri riuscirà a entrare come socio al circolo dopo aver conquistato la fiducia degli altri soci. Ezio Colombo e Umberto Guarnieri, intanto, stipuleranno un accordo. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 6 a sabato 11 febbraio annunciano grandi colpi di scena. Entrando nei dettagli, l'attenzione sarà focalizzata su Marcello, il quale avrà delle perplessità se accettare o meno la candidatura a socio del circolo. Mentre Ferdinando e Umberto decideranno di ostacolarlo. Il giovane Barbieri scoprirà che il suo destino è nelle mani di Ludovica. A tal proposito, Marcello cercherà di preparare un discorso convincente. Sarà così che Giovane riceverà una standing ovation al circolo grazie alla sua orazione. Marcello, a questo punto, racconterà a Salvatore di aver conquistato tutti i presenti. Tanto da essere ammesso al circolo grazie al voto di Ludovica, Giulia Arena. Tuttavia Umberto, Roberto Farnesi, pretenderà che Marcello faccia un periodo di prova. Per questa ragione, Adelaide, Vanessa Gravina, daraglielo una mano per superare la sfida. Nel corso delle puntate del Paradiso delle Signore trasmesse dal 6 all'11 febbraio Gloria ed Ezio si metteranno alla ricerca di personale per l'azienda di denim. Correndo il rischio di pestare i piedi ad Umberto. In particolare il commendatore reagirà male quando scoprirà che una sua capo operaia ha intenzione di andare a lavorare per la concorrenza. Gloria, a questo punto, convincerà suo marito a non farsi nemico Guarnieri. Pertanto Colombo avrà un contatto con Umberto per stipulare un accordo con lui. Allo stesso tempo, Flora e Maria saranno schiacciate dalla mole di lavoro in sartoria. Le due donne, a questo punto, si metteranno alla ricerca di una nuova sarta in grado di aiutarle a sistemare gli abiti. Intanto la stessa Flora scoprirà qualcosa di inaspettato sull'affare di Palazzo Andreani e apparirà particolarmente delusa dal comportamento del fidanzato Umberto. La storia tra il commendatore e la giovane vivrà quindi un momento di difficoltà. Geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.